Sei in comando Sable. Qual è la situazione ad Houston Sud? Punto di controllo assalito dai demoni. Un'altra chiamata di Doc. Peter, ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti. Ho fatto pressioni per arginare gli sciacalli e salvare il nostro lavoro. La nuova versione del progetto ha tutte le carte in regola per attirare investimenti. Enormi investimenti. Tieni di pronto. Incrociamo le dita, Doc. Qui comando Sable, qual è la situazione dal presidio a Dutchtown? Avamposto Romeo sotto attacco, inviate rinforzi. Peter. Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Puoi aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Meglio controllare l'ufficio di lì. Ti aiuto con le verdure. Ho imparato anni fa che sei più utile fuori dalla cucina che dentro. Pete, stai bene, meno male. Tengo duro. L'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare senza farmi sentire? Non mi sento più. Forse c'è un condotto dell'aria. Quella stanza? Mai vista. Wow, ma che... Cavi ad alto voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere l'informazione.
Non so quanto di preciso. Cosa farebbe Ben? La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Il diario di lì. Una chiave. Ma cosa apre? Lì sembra combattuto. Una parte di lui non voleva prendere questa strada. Lì ha fatto molto per New York, ma nascondeva in sé un oscuro segreto. È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino, su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Questo è un messaggio per zia May. Si direbbe un enigma. Sembra giusto. Ah, ho capito.
L'immagine ricorda quell'enigma. Sì. Wow. Cosa nascondi, Martin? Lì può estendere i suoi poteri agli altri. Lì ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologico. Forse come fa Martin a caricarle di potere? Induzione bioelettrica? Sfasamento compresso? Diventa ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di Lee. Phew. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Se scoperto la polizia o zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ok, e ora come esco da qui?
Peter. Signor Lee. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una... tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Aspetta, no! Ma che...